sono sempre Victor Laszlo 88 e questo è una puntata di Loca. Allora, oggi voglio parlare di un film che stavo aspettando quanto una manata di merda in pieno volto mentre si sbadiglia, cioè molto, ma molto poco. Una pellicola 18 per la regia di James Foley ed è 50 sfumature di rosso. Io lo so che in tanti aspettavate questa recensione perché siete convinti tuttora che io stia per sbroccare e invece, siccome io non vado mai in sala convinto che un film faccia cagare, ma gli do sempre la possibilità anche a quelli che sulla carta sembrano i peggiori, vi dico che guardando 50 sfumature di rosso mi sono reso conto che tutto sommato come conclusione dell'intera trilogia è un po' una sorta di cannonata caricata a sterco di guano, è un po' come ricevere in pieno volto uno strozzo secco che ti lascia una bella ferita. Io piuttosto che riguardare questo film mi vorrei frustare dell'interculo da una mistress ubriaca, ma siccome non ho una gran voglia di morire prematuramente per colpa di questo cazzo di film che peraltro ho visto il giorno del mio compleanno, ho fatto 30 anni e ho visto questa merda, voglio mantenere un pochino la calma. Innanzitutto sono molto contento che finalmente sia finito questo scempio, perché era il terzo e ultimo capitolo. Sono sicuro che cercheranno nuovi modi per rovinarci questi due teste di cazzo ancora al cinema, ma secondo me sarà difficile trovarlo, perché è vero che E.L. James, che ha scritto i primi tre romanzi, sta continuando la saga scrivendo libri che sono praticamente la trasposizione della stessa roba ma dal punto di vista di Mr. Grey, ma una cosa del genere in sala è difficile da portare dal momento che i film, per fortuna, non sono visti come point of view, cioè tu vedi entrambi e non è che ci raccontano il punto di vista di Anastasia o quello di Mr. Grey, semplicemente vediamo loro due che fanno i coglioni, per cui per un po' secondo me delle 50 sfumature non sentiamo parlare, ma c'è in agguato il pericolo della famigerata serie TV e quello sì che mi fa stringere il culo proprio a serramento, ma ci penseremo se e quando la cosa verrà effettivamente confermata. Editorialmente dovrà uscire il terzo libro dal punto di vista di Mr. Grey, si chiamerà Freed, ma sti gran cazzi. 1-0 ignition lift off of the Falcon 9 and Crew Dragon.